sono partiti con 20 concorrenti, abbiamo detto prima campana a meno 22. Quindi a meno 21 e a meno 19 ci saranno due doppie eliminazioni. Sono passato da meno 4. Tutto procede ancora tranquillamente, alla ricerca delle migliori posizioni, vediamo San Consiglio in questo momento al comando della gara, sono al prossimo giro, sarà il meno 22, ok? Ok, quindi prossimo giro, prima campana, doppia eliminazione al prossimo passaggio. Lui è vero che anche se non arriva al centro. Ecco, è passato il traguardo. Numero 127 e numero 847. 127 è Virginia Giorgia che deve fermarsi e il 847 è Minotti Angelica che si deve fermare. Attenzione. Dovete rimanere nella stessa posizione. Dobbiamo mantenere le stesse posizioni. Siamo al soccorso delle due atlete che sono rimaste a terra. Ragazze, mantenete la posizione. Mantenete posizione sempre con molta attenzione. Si rialza una delle due atlete, Ariel Giorgia, un applauso per lei, fortunatissima, e si rialza anche Irene Montorio. Sono le due atlete che sono rimaste, hanno avuto la peggio nella caduta, però si sono rialzate, quindi un applauso virtuale da parte di tutti noi. Allora sentiamo il giudice per ciò che riguarda... C'è la scusa che non ce l'ho più. C'è da fare una pulizia alla pista, un secondo, quindi... Rimanete, la gara rimane ancora, rimanete all'esterno. Mica la giornata di partire sarà a punti, non volevo. Ancora un attimo di pazienza, rimanete sempre. La gara è ancora non finita, stiamo ripulendo la pista. Non ci passare dopo. Siamo all'esterno. Basta,
Allora, ripartiremo tra un attimo, dal meno 19, il giro successivo meno 18 ci sarà la campana e eliminazione singola da meno 17. Nel frattempo restano eliminate la numero 73 e la numero 839, che sono le due atlete sfortunate che sono cadute. Quindi l'eliminazione vale per loro, la doppia eliminazione precedente, quindi Montorio Irene e Giorgia Aiello. Aspettiamo un attimo che si asciughi il tratto di pista che è stato lavato. Ricordatevi, quando ripartite, ripartirete con i contagiri a meno 19, farete un giro, sentirete la campana di meno 18, poi si riprende a meno 17 con le eliminazioni che saranno singole fino alla fine. Ho il giro di dispari e poi di tutto. Sole così. Quest'anno la fai la rinno, ma io non la rinno. Vai, Gio! Vai, Balini! Vieni, cari! Intervento per la sciugatura. Allora ti tira. Infatti quello che c'è davanti riesce nonostante. No, ti dà il passo, quello è proprio una cosa mentale. Cioè te è sempre 10, non fai nessuno fatto. Però loro salgono anche a 20. Quando sono in muro, siamo quasi. L'applicazione funziona qualche istante. Tra pochissimo ripartiremo, il giudice arbitro dice farete un paio di giri a vuoto, poi quando sentite la campana si riparte per l'eliminazione del giro successivo, eliminazione singola. Quindi ancora qualche altro di partenza, si sta asciugando il tratto di pista. Grazie.
quello che vince la maglia rosa, devi dire se sono in grado di scoccare, non dicevo un cazzo. Ieri ha fatto un cazzo. Sì, ma quando è andato in crisi, non li fa. Se non c'era l'altro, che l'ha tirato un su praticamente. Basta, si spegne. È andato in crisi, si stava fermando. Proprio fermando. Il gario davanti. La gadana gira, non so se c'è. Ma ha tirato su, l'ha tirato. No? Sì, gli ha detto. Lui si è messo dietro, gli è passato la crisi, ieri è arrivato. No, ha detto qua. Diciamo che la mia maglia rosa dovrei dividere anche di più sui tifosi. Ma la scelta, diciamo, in questo caso sembra deve vincere, non più forte. No, è più forte. È più forte quando va. Però se la giornata no, come succede? È forte perché quando c'è, quando sono partiti, quando la squadra non ha più gregari, alla fine lavora il capitano, la deve avere. Rapido non gregari, che magari da gregario hai 5 gregari. Saltano tutti. Salta uno, salta due, salta tre, salta quattro, solo. Salta il 5, alla fine mancano 30 km. Poi ti attaccano, gli altri ti attaccano. Mi aspettare tutto. E poi con la maglia schiva. E lo Sky di Roma. Vedi, c'è più di campione. C'è gli scalatori, i passisti e la gente che ti dà il passista per lavorare. Metto davanti. Infatti c'è molto attinenza a seguono, tirare. Quando c'è la tappa di pianura dall'arrivo. Lo devi dare. La tappa di pianura è passista e lavorata. Però quando fai una tappa vuol dire che c'hai 30 km a prendere la salita, loro cominciano, mettono davanti i martelli, cioè i passisti, e tengono l'altura a 60 all'ora, fanno la prima ora 60 ore di media. Infatti l'altra ora andava a prendere la salita 60 all'ora di media. Allora, quando passate adesso sul tramonto, ripartiamo con il tempo di cucina che vuoto, state attenti alla campana. Quando sentirete la campana, il giro successivo si comincia con l'eliminazione. Quindi, quando passate sul tramonto, si riparte. Da Ineos, che è quella che va al team già di questo posto poi no, venire da Ineos, da anni, ciclismo, sì. Riparte la gara. Però sai, puoi fare ancora delle belle prestazioni, c'è molto la vengono in fila. Il prossimo passaggio sarà quello di meno 19. Poi dopo le 400 metri. Si mette dietro, no? Questo è il ok, passaggio di meno 19, prossimo giro per la gara. Però la bravura è scomitando uscire. Ok, campana di meno 18, prossimo giro è una eliminazione. Alle 8 fanno una bella mezz'ora tutta la gara. Passaggio di meno numero 850 da Renato Moira su deve fermarsi. Campana meno 16. Nuova eliminazione del prossimo passaggio. Il numero 87
Abbiamo sentito la campana di meno 14, prossimo passaggio e nuova eliminazione. Eliminazione di meno 13, dalla numero 89, riconoscibilità. Io la guardo solo la sera, alle 8 fanno vedere i punti più... Siamo alla campana di meno 12. Una staccata! Poi aveva il suo gregario che tirava la mente. Ecco, siamo all'eliminazione di 11. Ed è la numero 84. La numero 84, Simone Francesca, per il Germanti. Siamo alla campana di 10. Posso anche non vincere di niente perché non trovo. Perché tu ogni tappa arrivi perché ogni certo tempo per fare. Tu vinci una tappa, ma se la tappa successiva prendi 4-5 minuti. La natura è cresciuta, tutto il gruppo è abbastanza compatto, vediamo l'eliminazione. Il numero 9. La somma del tempo di però per la matematica. 842. Daniele Martina. Siamo all'eliminazione di meno 7, è la numero 85, Giulia Bellani, per fermarsi. Calma Giorgia! Intanto vediamo al comando del gruppo, è Giorgio Corsini, che fa di lei, Sofia Saroni. Siete ancora tante, Giorgio, siete tante, falla passare! Di meno 6, prossima eliminazione di meno 5. Sì, intanto portate al comando Vittorio Agnese, il comando per Tugella. Eliminazione di meno 5. Cerchiamo la conferma. Numero 88 viene eliminata la gara di giudizia, numero 88 che deve fermarsi. Campana numero 4, i prossimi tre giri, un'eliminazione al giro. Questa è l'ultima campana, quindi ci sarà un'eliminazione di passaggio, fino alla volata. Calma, Gio, calma! Numero 78, l'11 Giorgia, deve fermarsi. No, fermiamoci! Attaccato c'è giunta dal mezzo... Abbiamo l'eliminazione di più 2. Gio! Anticipo! E la numero 824 di Nicola Agnese, che si deve fermare. Siamo all'ultima via Gio! Siamo all'ultima eliminazione e ultimo giro al passaggio. Ricordati la curva Gio, curva! Eliminata il numero 815. Buona arena, siamo alla volata finale, c'erano Saroni e Corsini. Saroni e Corsini! Attenzione alla volata, Saroni e Corsini, seguita poi dalla numero 90, alla Russa.